Se tu dovessi definire questa tua esperienza con una sola parola, quale useresti? Meravigliosa. Rinascita. Stupenda. È turbamento. Crescita. Io credo che sia l'onestà. È sfida. Ricerca. Empatia. Stimolo. Un'apertura, sì. Apertura. Sulla parola esaltante, dai. Perturbante. Togliere. Molto bene. Andiamo molto bene, ok. State guardando, io non vedo un cazzo. Ragazzi, guardate qua, eh. Tournament Fashion Experience è un progetto nato in collaborazione con Leica Academy. All'inizio è stato molto più facile capire cosa non volevo che fosse. Non volevo che fosse un workshop perché ritenevo che una materia così complessa come la fotografia di moda non si potesse esaurire in due o tre giorni di lezione, per quanto intensiva possa essere un workshop. Un corso di circa 70 ore suddiviso in 16 puntate, diciamo, 16 lezioni, se vogliamo chiamarle così, serali, ovviamente. Piano piano quindi mi sono portato verso l'idea di un corso laboratorio, appunto di un'esperienza dove niente era dato per scontato, dove tutto quello che avremmo fatto sarebbe stato una continua creazione, una continua scoperta in un certo senso. La moda è diciamo uno specifico della fotografia molto particolare, perché da una parte è molto attraente, più che altro perché siamo portati diciamo, ad attribuire al mondo della moda un aspetto, come dire, frivolo o glamour, o comunque diciamo una specie di, è più vicino a un'idea di un lifestyle che non di un modo di fotografare. Due aspetti da sfatare, no? Da una parte che la moda è un modo di vivere figo, diciamo, e dall'altra che la moda è per quelli che sono figli e non per noi, no? E quindi io ho lavorato proprio per avvicinare i miei studenti, i miei partecipanti a quello che è veramente il linguaggio della moda. L'ho fatto attraverso una serie di lezioni che mi sembrano abbastanza ben congegnate, alternando lezioni teoriche e soprattutto basate sul contributo di personalità del mondo della moda e della fotografia di altissimo livello, poi andiamo brevemente a parlarne, e a delle esercitazioni pratiche, ma sempre estremamente sperimentali, diciamo sperimentali in fondo anche per me, che le ho pensate. Volevo proprio fare quello che era il titolo del corso, una fashion experience. È stata una lunghissima seduta psicologica che ha rivoluzionato il modo di pensare. Oh, mi chiedo, non ti parla di me, se no non funziona. Voilà, vai, yeah! Vai, vai, cammina, vai, davanti, non vale me, ok, ancora una volta. Vai. Alessandro, filino più un passettino indietro, per piacere, ok. Ok. Vai, prova. Grazie. Sicuramente è un'esperienza molto positiva, perché come pensavo già all'inizio del corso, attorno alla moda ci stanno comunque le tante condizioni da rispettare, e poi a partire poi da una visione storica delle foto che abbiamo visto. Questo corso si è avvalso del contributo preziosissimo di persone estremamente competenti nel loro campo.
cito intanto Giovanna Calvenzi, storica della fotografia, foto editor, curatrice indipendente, direttore di giornali, ha diretto il Lei della Condé Nast negli anni 90, insomma una che ci ha portato una straordinaria lezione sulla storia della fotografia da Daguerre, diciamo, anzi da Hippolyte Bayard ai giorni ad Avedon. La continuazione del trench del 48 c'è ancora oggi preciso. C'è ancora oggi. Già mi interessava vedere come lo porta Emma Stone o Emma Watson, sì, sì, perché con il trench normale. Col trench normale. Quando le macchine diventano più facili, quasi tutti i fotografi hanno delle altre ricchezze culturali alle quali attingere. I tratti sono una roba fantasmagorica. L'abito e la fotografia di moda vanno sempre assieme. L'abito fa parte della calligrafia e della fotografia di moda, altrimenti non è una fotografia di moda. Lo stesso tipo di abito in epoche diverse. Questa necessità di avere sempre delle reference su cui lavorare è stato molto interessante, in parte perché è un metodo di lavoro molto, diciamo, praticato all'interno della moda, sia per chi disegna vestiti, sia per chi fa fotografie, sia per i giornali che progettano servizi, eccetera. Ma e questo è stato una grande novità in gran parte per i miei studenti, e fin tanto che con grande soddisfazione alla decima lezione uno dei miei partecipanti ha detto: ah, ma allora queste reference servono veramente. Una delle cose che proprio mi ha aperto gli occhi è questo discorso delle reference, dei riferimenti, della ricerca e del cercare di comprendere quello che uno vuole fare. C'è qualcuno che non ha portato i compiti? C'è stato One Shot, quello che io definisco la madre di tutti i workshop, cioè una lezione pratica dove i partecipanti sono... gli viene richiesto di scattare il ritratto di una persona avendo a disposizione tutto il tempo che vogliono, ma un solo scatto. Ho trovato tutte le lezioni di questo corso molto coerenti. Sicuramente la lezione che ha segnato una svolta è stata quella del one shot, perché lì ci siamo, almeno io mi sono sentito non solo esposto ma anche nudo con me stesso. Di poter riflettere. Io lo so che con me qua è una patata bollente, logico. C'è stata, per quanto riguarda la mia testa, una connessione col cervello, ho detto scatta adesso perché mi ha guardato in modo diverso. La tua mania, perché il maniaco è una mania, tu la devi tirare fuori, cioè non ti devi scusare. Cioè, sai, prima fai i ritratti dei bambini, poi i matrimoni, poi l'architettura, poi un po' questa. Vado a fare il corso di moda, non ho mai fatto nessun corso di fotografia in vita mia, almeno avrò un diploma nella mia vita. Poi abbiamo avuto Silvia Beneguzzo, senior fashion editor attualmente a Io Donna, il supplemento femminile e moda del Corriere della Sera, che ha portato proprio, diciamo, ha portato a conoscenza dei partecipanti proprio la figura della stylist e delle sue modalità, quindi le reference, proprio l'idea del progetto della moda, no? Del progetto della fotografia di moda. Voi che nascete come fotografi, non come fotografi di moda, potete essere trasversali. Se hai una buona relazione con te stesso, tutto si connette sempre. No, ripetiamo, la modella si riflette sull'identità del fotografo. Ti trasforma qualcosa che ti entra dentro e fa effetto, senti che farà effetto dopo. La fine non è subito dopo. Ho chiesto ai miei partecipanti di trovare delle reference di foto di moda che avrebbero potuto però interpretare loro come modelli. Quindi io sono di moda, quindi passare dall'altra parte della macchina fotografica, diventare modelli per un momento ed interpretare una moda che noi riteniamo sia congeniale a noi, al nostro carattere,
alle nostre aspirazioni, a come riteniamo di, non so, anche di venire meglio, eccetera. Poi abbiamo avuto Nora Suardi, straordinaria interprete di Photoshop, quindi con una lezione però anche lì non pratica, quindi diciamo se Photoshop è come una chitarra, diciamo, come uno strumento musicale, dipende sempre che musica vuoi fare, no? Certo, poi c'è un aspetto anche tecnico molto importante, che però abbiamo toccato solo, diciamo, di sfuggita, anche perché appunto questo corso è proprio basato sulla comprensione dei meccanismi e dei linguaggi, piuttosto che sulla pratica di come queste cose poi si realizzano. Ognuno poi troverà il modo di svilupparle personalmente nella direzione che più gli interessa. Capostipite di questi ritratti, che poi per esempio hanno usato un sacco nelle copertine dei libri con i fiori dietro. Però queste non credo. No, non ha a che vedere con la tecnica. Possiamo accettarlo. No, lo so, infatti. Fai le canne. Il mosso e la sovrapposizione vanno per la maggiore. Bello anche questo. Stasera ho scelto un po' di fotografie. Strumentale organico, estensione, insomma, poi sono molto composto da tanti volti, un equilibrio, una forza, uno stile, Tony Style. Parto da questo lavoro di Fornarina. Questo qui è un vestito che ti fa un po' larga, allora è stato un po' strano. Mi è piaciuto molto l'approccio sul lato emotivo. E sicuramente mettermi in confronto con persone più esperte di me e capire quali sono i miei limiti e soprattutto come poter interagire, comunque come approcciare a situazioni a me che sono estranee e soprattutto subentrare in un mondo che a me era sconosciuto prima di questo corso qua, cioè la moda. Abbiamo avuto Lady Tarin, fotografa a mio parere eccezionale, straordinaria, che ci ha parlato di del suo percorso a metà tra la moda e il nudo, e lezione che poi si è sviluppata ulteriormente con i partecipanti che hanno vestito ognuno la modella con una striscia di tessuto di seta, l'hanno vestita e quindi sono diventati in un certo senso stilisti in quel momento. Bella questa, non me la ricordavo più. Mia necessità di portarvi il più possibile quando lavorate sulle reference a tema è quello. Io vado in giro a cercare questa roba qua perché devo fare un servizio di cappelli, non so come dire, cazzo, questo mi serve, perché dico, ah cazzo, lo voglio fare così o lo voglio fare così. Creare uno spunto di riflessione per sé e per gli altri è una scelta molto, dai, un po' didascalica, un po' facile. Questa è la più recente, diciamo che è un po' il senso di oggi. Ma tu sei qui tutta la sera così fisso? No, solo ogni tanto. Ah, ok. Attenzione, perché non ci si riesce a lasciare. Così, 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 bellissimo. Ok, ferma così, ferma così. Perfetta! Sì, bello, bello! E dormi. Ok, va bene, fantastico! Oh, oh, meglio! Bravo, bravo! You getting better, vai! Sì. Perché si va, ti sostiene la striscia, cioè il fondo è nato due strisce di quelle. Ok, vieni. Ok, basta. Ti aiuta a fare questo lavoro. Cioè, se... Alessandro dice che ci sta. Ma fregati, è bello con la mutanda. La schermata, no, di tutte queste, eh? Bellissimo, Dio.
che figata! Hai visto che ci volevo io come modello? Ah, bello, 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 ma sono tutte bellissime. È spettacolare. Questa è la bella. È stata una bella benzina questo corso per rimettere, iniziare a rimettere in moto il tutto. Abbiamo avuto Elio Capasa che in una lezione veramente straordinaria sul rapporto tra brand, identità di brand e immagine, ci ha raccontato tutta la sua storia, ci ha fatto capire come un brand, sì, certo, le campagne pubblicitarie, come no, la fotografia è importantissima, i fotografi con i quali il brand ha collaborato, però poi c'è tutto un sistema molto più vasto di immagine fatto dalle sfilate, dalle celebrity che indossano i tuoi vestiti, insomma tutto il sistema moda che sta alle spalle di un'identità di brand. L'obiettivo poi è quando si ragiona appunto nel creare questi icone è proprio quello di raggiungere il risultato massimo di DNA, cioè di trasferire quello che è la visione creativa, diciamo, di un brand. Secondo me il fotografo in realtà oggi più che mai sta andando all'essenza del suo significato, no? Il minimalismo rock and roll, cioè sexy, cioè lasciare un segno vuol dire anche, come dire, avere la forza e il coraggio di raccontare una storia che si evolve, perché si deve evolvere e deve confrontarsi nel tempo in cui vive, perché sennò diventa un oggetto da museo, ma in qualche modo deve essere evolutiva. Questo invece, come vi dicevo, è la prima sfida da uomo che facemmo, dove c'è adesso seconda mano, ed era un allestimento bellissimo questi ragazzi, cioè questa è la città ideale. Questa invece è una cosa carina, perché questa praticamente sostanzialmente è una foto, fu la prima, proprio la prima campagna, la prima collezione. Ha cambiato tanti aspetti della mia vita, anche non fotografici, nel senso che mi ha portato a farmi un sacco di domande, a cui mi sono risposta con altre domande, e ha scatenato tutta una serie di desideri, di impressioni sul mondo della moda, sulla mia vita in generale, sul come pormi rispetto alla fotografia e il mio futuro. Abbiamo fatto una lezione con Gianluca Guaitoli e Roman Gassi sulla bellezza. Bellezza è un difetto, l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto una specie di performance dove abbiamo preso una modella, da zero l'abbiamo truccata, pettinata, messo parrucche, insomma l'abbiamo anche portata quasi ad un estremo per poi rispogliarla di nuovo e riportarla a zero. Qualcosa che aveva, un'esperienza davvero straordinaria, svolta tutta in silenzio, e veramente molto evocativo, una cosa veramente particolare che ha dato un risultato veramente bello. Abbiamo fatto una lezione sul movimento, perché ovviamente se la moda è movimento, la moda è anche movimento. Rendere il vestito il cazzo di protagonista della foto, se no la foto non è una foto di moda. È proprio in questo processo che si creerà la vostra foto o le vostre foto. Se non sa che cazzo di vestito deve fotografare, che cazzo di reference c'è? La redattrice vede le sfilate, capisce qual è il tema moda che vuole sviluppare e trova le reference che gli funzionano per sviluppare quel tema moda. Totalmente, assolutamente giusto. Però adesso dovete cominciare a dedicare del tempo a questa cosa. Sì, cucciono bene. Interessante, diciamo, cosa si muove veramente.
potrei quasi non proiettarvi le mie, perché avete trovato, vabbè, facciamolo velocemente. Alla fine io faccio quasi sempre gli stessi movimenti. Se fosse stata fatta in movimento, questa foto, il vestito penderebbe giù. Come a cavallo, il minimo possibile comando che ottenga il giusto risultato. Andare a togliere è molto peggio che andare... Cazzo, non è abbastanza. Allora aggiungo. Questo, cazzo, ragazzi, è proprio l'ABC. Oh, boy. Ok. Due, tre. Non la stai dirigendo sta ragazza. Dai, su, qua ci voglio le scale. Dico io, direi la punta su, cioè anche un po' più forte le braccia, ok? Sono molto interessanti, molto diverse. C'è stata una lezione dove Settimio Benedusi ci ha amichevolmente supportato ed ha animato questa giornata passata in Duomo a fotografare la moda per strada, no? Quindi la moda portata delle persone. Le persone, come primo linguaggio che usano, è l'abbigliamento. Gente che si mette delle cose per dire delle cose agli altri. Quindi a me questa cosa interessa. Dare ordine a quello che c'è qua fuori e darlo attraverso un vostro punto di vista che in effetti può anche rendere la foto del vecchietto col cane una foto di moda. Chi di voi oggi, prima di venire qui a fare questa cosa, si è vestito in una maniera coerente e giusta rispetto a quello che si deve fare? Quello che vi siete messi, avete indossato, l'avete fatto specificatamente, esattamente per quello che dovete fare oggi, sì o no? Settimio è il perfetto animatore da villaggio turistico, diciamo. È un altro questo. Tony Tormer è il miglior fotografo italiano. Fa qualsiasi cosa, fa la moda, fa reportage, fa tutto con un punto di vista suo, originale, nuovo, moderno, no, moderno, questo è importante, è moderno. Due, sono due foto, ma si capisce, sì, ma io che c'è un fil rouge. Che... Quella roba che io ci avrei messo, quella chiappetta che hai scelto, non l'hai fatta! La condizione qua non sul quale tutto questo deve basarsi è comunque su ognuno di voi, su quello che gli piace, che siete, da cui venite. Facendo questo corso ho iniziato a capire quello che c'è dietro, che non è tanto fotografia intesa come parte meccanica, tecnica, ma quello che c'è dietro dal punto di vista mentale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista di rapporto con la persona, di rapporto con la modella, di rapporto con i collaboratori, di una fotografia che è una fotografia proprio di persone. E poi abbiamo avuto le due giornate, diciamo, vere e proprie, diciamo, finali, una dedicata, una si chiama Self-Made Fashion ed è, si è svolto, queste due lezioni sono svolte al Milano Studio Digital e anche lì Self-Made Fashion perché i partecipanti hanno dovuto procurarsi tutto, le luci, le modelle, lo stylist, parrucchiere, truccatore, chi lo voleva. Diciamo che anche qui è stata una lezione straordinaria perché ognuno poi ha portato proprio il suo immaginario, no? Ha portato il suo immaginario e tutto quello che gli serviva per realizzarlo. La proposta era di realizzare l'antimoda, cioè la fotografia di moda che mai vorresti fare o che mai faresti, anzi, detto meglio, che mai faresti. Naturalmente il concetto è da una parte filosofico
e dall'altra è una specie di gioco di parole che però ha portato incredibilmente buona parte dei partecipanti a realizzare poi finalmente una foto veramente di moda, no? In quanto la negazione del nostro progetto alle volte ci porta proprio ad affermarlo. E oggi qua non siamo allo sbaraglio. Ce ne sono che non ho. Che non... Il nostro compito, come dire, di capire se questa reference è sensata e indirizzarli verso la realizzazione di questa foto di moda attraverso questa reference che hanno scelto. Però a me mi sarebbe... poetica dov'è? Cioè dov'è che io entro in contatto col trenino del risparmio? Cioè, hai fatto delle foto veramente atroci, proprio di una bruttezza. Io pulirei un pochino, dopo il tono facciamo la fine. Vediamo le scelte. Questa mi piace tanto. Questa è il secondo giro. Questa mi piace, questa mi piace. Le altre non mi sembrano la testa. Il vestito può produrre dei movimenti di una bellezza e qua non ci sono. Invece di scegliere la libertà, ti sei rimesso in gabbia. Adesso mi stupisce che questo è il risultato nonostante tutto quello che abbiamo vissuto. Questo è quello che mi fa strano, ecco. Buona, buonasera. Posso darlo a uno che chi lo sa magari è invidioso, magari c'è il cazzo girato, io non capisco un cazzo di fotografia. Non posso! Non devo! Quando l'ho scelto mi dice questa la butti, la butto. Non è che vado a casa la rimetto dentro. E no. Lo sai cosa succede quando tu non lasci che le cose succedano? Cioè vai a casa quello. Quello che tu hai letto come tu al diretto ti ha detto di togliere la rimetta, stai proprio uccidendo il destino. Però no, che dai il pasto al tuo lavoro a chiunque. Vado via da questo corso con tanti stimoli. Il bilancio credo sia positivo, non vedo l'ora l'anno prossimo di affrontare nuovamente questa esperienza, perché credo siamo d'accordo con Laika, la rifaremo. Cosa posso dire? Una parola per definire dal mio punto di vista questo corso, questo laboratorio. Ma entusiasmante, sì, entusiasmante. Oppure anche ispirante, però entusiasmante è più giusto, entusiasmante, mi ha dato un grande entusiasmo a lavorare con i miei studenti e creare questo percorso anche umano, mi ha dato grande energia e alla prossima.